C'è cioè, che tu, ha detto un chiaro ma che avevi cercato. Sì, no, Peppi, ti volevo domandare, c'è caso mai ti volevi fare una partita a scopo. E c'è mai ciò che fa, che tu non si buono, non ti arrangia proprio. Vabbè, c'è vuol dire sta storia, tu ti ciò che sei meglio di me, però stavolta non può essere che la fortuna gira e vengia. Vida, capa come si scarso tu a scopo, la fortuna può fare pure la capriola, tanto tu non ci vinci. Ehi, alziti da sciucame, Peppi, che può essere che stavolta non ci faccia tanto galletto. Io sono Antonio Solito, diciamo il regista, tra virgolette, della compagnia teatrale amatoriale, ci tengo a dire amatoriale, San Giuseppe. Amatoriale non perché non, diciamo, non curiamo le nostre rappresentazioni, amatoriale perché non siamo una compagnia di professionisti. Ci chiamiamo Gruppo Teatro San Giuseppe per un motivo molto molto semplice, perché la maggior parte dei nostri componenti, io in primis, abbiamo iniziato a muovere i primi passi sul palco proprio nell'oratorio della chiesa di San Giuseppe in Città Vecchia, dove ancora adesso esiste un salone con un piccolissimo palco, e noi su quel palco rappresentavamo tante cose, sia del teatro tradizionale tarantino, per fare alcuni nomi di commedie anche abbastanza conosciute, Unea, La Fumiga, Santa Monica, e anche mettevamo in scena degli sketch editi dalle edizioni paoline, delle suore paoline, da noi rivisti, rivisitati in maniera comica, e devo dire la verità, ottenevamo un buon successo quando facevamo questa trasposizione, quindi per questo ci chiamiamo San Giuseppe. Esistiamo da tanto tanto tempo, noi abbiamo cominciato le prime rappresentazioni con questo gruppo nel 1996 e non avevamo ancora un'organizzazione ben precisa. Poi nel 2000 creammo una prima compagnia che però aveva un altro nome, si chiamava Le Champagnon. Al detto tarantino, il soldo di Carruccano se la mangia un champagnon, cioè i soldi del tirchio se li gode invece il suo parente gaudente, quindi uno risparmia e l'altro spende. La commedia la viviamo proprio come una nostra creatura, perché dalla prima stesura, dal titolo, dall'invenzione del titolo fino a, tra virgolette, speriamo sempre, l'applauso finale del pubblico, è un'opera completamente della nostra compagnia. Noi abbiamo l'abitudine di parlare dialetto sempre e comunque, anche quando siamo tra di noi, con i nostri amici, e quindi questo ci dà, tra virgolette, una discreta padronanza della fonetica, della pronuncia del dialetto. Ma questo nasce da una cosa semplicissima, io lo dico sempre, no? Con i miei amici componenti della nostra compagnia, io non posso permettermi il lusso di incontrarmi per strada e di rivolgermi a loro in italiano. Cioè io non gli posso dire tipo, ciao Mimma, come va? Tutto bene? Perché altrimenti Mimma mi guarda in faccia e mi dice francamente, Danadino, ando ma c'è tenere ciute, non te stai sente? Un breakio ast o giusta giusto. In tradotto italiano significa l'imbroglio guasta, il giusto, le cose giuste aggiustano. In realtà non è un detto tarantino, ma è il succo della nostra commedia, e cioè se la gente vive facendo delle cose sbagliate, se la gente vive comportandosi male, difficilmente poi le cose andranno bene e alla fine si pagherà il conto di quello che si è fatto, mentre se si vive sempre e comunque in armonia con la gente e facendo le cose corrette, difficilmente nella vita si possono avere delle problematiche, e questo è proprio quello che si verifica sul palco, perché ci sono due famiglie che hanno praticamente un'armonia tra di loro, perché dividono in coabitazione un largo interno di Taranto Vecchia che non ha un ingresso esterno, è diviso solo esclusivamente dal retro delle due case, e quindi queste due famiglie, che sono particolarmente affiatate per colpa di un tentativo di imbroglio, anche bonario se vogliamo, che cercano di organizzare, alla fine litigheranno, e litigheranno anche in maniera abbastanza pesante, salvo poi alla fine con il giusto lieto fine della commedia chiarirsi e riappacificarsi. Nicola Lenti, fidanzato di Dolores Genesio, fidanzato con grossa sorpresa finale. Flora Fiore, nella commedia Dolores, la fidanzata di Genesio, mia cognata.
Eccamela che carica di suossa di famiglia. Peppe Orlando in commedia Domenico, figlio di... come ti chiami Domenico? Figlio di Gaetano. Figlio di Gaetano Enza. Lui non ha finto, perché lui nella commedia è proprio così, un cocchero vacante originale. Angela De Comito, figlia di Peppino e Checchina e di fidanzata di Domenico. Un fidanzato dobbiamo ancora vedere, perché chat non ci vuole, non so fidanzato. Cassoldo per sposare, non lo sto. Antonio Veltri, Peppino nella commedia, vicino di casa di Gaetano. Amico del cuore, ma che poi diventa grande antagonista. Infatti questo schiaffetto ha un significato ben preciso nella commedia. Mimma Turi, Checchina nella commedia, moglie di Peppino, vicini di casa. È la moglie del mio antagonista, che però cercherà in tutti i modi di non fare succedere cose antipatiche. Alda Ressa, nella commedia Enza, moglie di questo capolavoro di marito, Gaetano. Lei mi ha chiamato capolavoro perché è completamente alleata di Dolore, sa solo. Francesco Gentile, direttore di scena. Lui è una delle, diciamo, componenti tecniche indispensabili per la buona riuscita di una commedia. Acquiso Sabrina, aiuto regia, suggeritrice. Suggeritore a teatro non è una figura di secondo piano, è veramente una figura essenziale. Pina Casula nella commedia Geometra Comunale, Magda. È una delle persone che in questa commedia verrà a darci veramente un dispiacere. Peppe Trua nella commedia Evaristo, tecnico comunale, o meglio operaio. È il sottoposto del tecnico Magda, ma che sarà quello che materialmente ci metterà nei guai. Non ci resta altro che invitarvi domenica prossima presso l'Auditorium Tarentum in via Regina Elena alle ore 19:30. Vi assicuriamo che quattro risate con noi ve le farete, perché noi ci avete visti in questa maniera, noi non abbiamo recitato, siamo proprio così, siamo spontanei. Questi siamo noi, il gruppo Teatro San Giuseppe.